clienti di Eskamo Shop, in questo video vi presenteremo una ventola intercooler per Xbox. Che cos'è ecco una ventola? È una ventola di raffreddamento ecco proprio per l'Xbox. Come potete vedere ha lo stesso attacco, da un lato ecco porta un attacco femmina in pratica per l'Xbox, dall'altro lato ecco cosa che non potete vedere perché il blister è sigillato, quindi ecco è impossibile aprirlo, c'è l'attacco maschio che va collegato alla Xbox. In questo modo, ecco, mettendola in pratica in questo modo, avete praticamente, ecco, non andate a perdere quella che è la presenta che vi caccia l'Xbox, quindi ecco, non abbiate paura, non perdete l'attacco della corrente. La ventola è composta, ecco, tutto il prodotto per intero e poi è composto da tre ventole che si azionano nel momento in cui vanno ad essere collegate alla Xbox e possono essere possono risultare attive o passive con questo pulsantino, praticamente ecco avete il tasto 0 e il tasto 1 e potete azionarle anche praticamente oppure disattivarle. Funziona soltanto con la Xbox accesa e l'unico compito che ha questa ventola di raffreddamento, o meglio chiamato come dissipatore, è di andare ad aspirare in pratica l'aria calda che produce la Xbox quando è in funzione e andarla a estrarre da questi, praticamente, questi forellini che vedete tutto intorno alla ventola. È un prodotto molto compatto, composto da plastica molto dura, quindi molto resistente, effettivamente è resistente agli urti e niente, ecco. Ripetiamo che da un lato ha la presa Xbox maschio praticamente ecco, per attaccarla alla Xbox e dall'altra parte in pratica vi caccia il riduttore proprio per darvi la possibilità di inserire la corrente. È composta da tre ventole, avete il tasto di accensione e spegnimento per indipendente praticamente per farla sia funzionare che praticamente disattivarla e niente, è composta di plastica molto dura ed è un dissipatore per la Xbox. Bene, io con questo ho concluso il video, ringrazio tutti per l'ascolto e vi do appuntamento alla prossima.